siamo con Tony Mori di Axiver. Appena finito il campionato italiano, un attimo di pausa e poi inizieremo il 2015. Il campionato appena trascorso e quello futuro, passato e novità. Allora, purtroppo la pausa non c'è, nel senso che credo che ci sia semplicemente un cambio di borsa dal 2014 al 2015. Questo che cosa significa? Significa che rispetto a qualche anno fa le stagioni si sono allungate, sia dal punto di vista proprio del numero di mesi, sia l'intervallo che si è di molto ridotto. Stagione 2014 credo che sia andata meravigliosamente bene, contro ogni più rosea aspettativa, perché di fronte alla crisi sicuramente non c'era da scherzare, non c'era da ipotizzare nulla di buono, se non comunque molto poco. Invece la partecipazione comunque c'è stata, c'è stato un calo di presenze più o meno in tutte le categorie, ma molto limitato, stiamo parlando del 7-8% medio, e quindi questo qui vuol dimostrare ancora una volta che la passione va al di sopra addirittura della crisi. Ora la proiezione è tutta nel 2015, il 2015 si sta prospettando pari pari al 2014, quindi con 100.000 punti di domanda, ma questi punti di domanda non sono sicuramente effetto della gestione o comunque dell'organizzazione Federazione Motociclistica piuttosto che promotore, ma dati di fatto che riguardano la crisi che c'è in atto. La recessione c'è, la crisi c'è, e quindi mi auguro e mi aspetto che ci sia la buona volontà, ma soprattutto la passione, che fa vincere la possibilità di partecipare a questo campionato, a questi campionati. Novità ce ne sono, perché iniziamo innanzitutto con la cosa più importante, che è la cifra di valutazione. La cifra di valutazione, anche noi adesso, come lo sci piuttosto che il tennis, avremmo il numero 1 e avremmo il numero 5.000. Quindi all'interno di questa classifica sapremmo esattamente in ogni momento chi è e quali sono i piloti più forti che avremo in Italia. Non ci saranno battaglie per le iscrizioni prima o dopo, ma sicuramente sarà un punto di sostegno per la gestione di vari team nella scelta dei piloti. E credo che questo sia la cosa forse più importante, ma non meno importante tutto il resto del campionato. Ci saranno due gare sperimentali. La prima è prevista per il 22 febbraio a Lignano, è un assoluto d'Italia che si basa su due giorni di gara ed è una gara tutta anomala, cioè senza percorso, ma su tre prove speciali da urlo, e sicuramente chi avrà la capacità dal punto di vista fisico di finire questa gara, insomma, cioè sarà davvero un campione, perché tre prove speciali sulla sabbia, insomma, mi lascio un po' immaginare che cosa significa. Anche l'organizzazione intera cambierà, nel senso che l'appuntamento è fissato per il venerdì pomeriggio per le verifiche amministrative, contrariamente a sempre che ci siamo trovati venerdì mattina. Sarà fissato più o meno dalle 5 fino alle 9 di sera, per poi ripartire il giorno dopo, cioè quindi sabato mattina 9:30/10, finirà alle 4:30 la prima giornata di enduro, ma proseguirà nella nottata, sto parlando delle 19 circa, in una notturna per di fiato, perché comunque sarà una sorta di cross dove partiranno, ci saranno griglie da 12-15 moto, e che farà parte del campionato italiano, quindi una gara assolutamente anomala per un enduro. Giorno dopo stessa identica situazione, si partirà alle 9, ma per finire la gara a mezzogiorno e mezzo. Questo perché? Perché poi nel pomeriggio di domenica partirà l'enduro Lignano e sarà una gara tipo touquet, per capirci,
che vedrà partire tutti quanti insieme, non solo i partecipanti agli assoluti d'Italia, ma anche e soprattutto piloti invitati di altre nazioni, come potrebbe essere la Slovenia piuttosto che l'Austria, piuttosto che la Croazia, e si sfideranno in questa prova speciale a tutto fiato per, che si chiamerà appunto Enduro Linea. Questa qui è la prima cosa, secondo me assolutamente sorprendente, assolutamente spettacolare, un tocco di novità nel nostro mondo. Non lo so se può piacere o meno, a me piace molto l'idea perché mi dà proprio il senso dello spettacolo come ordine primario. E spero che vada tutto bene ovviamente e che diventi, non dico una prassi normale per quanto riguarda l'enduro, perché l'enduro deve mantenere la sua tradizionalità, ma sicuramente un po' di innovativo sicuramente ci sta. E questa qui è la novità principe. La seconda novità, stessa sperimentazione, lo faremo con l'Under 23 e con il mini enduro, dove nelle due giornate, cioè sempre sabato e domenica, partiranno e verranno fatte queste due gare con una fase notturna, questa prevista ad Ottoviano, e anche qui anche per loro ovviamente senza percorso. Non siamo ancora entrati nel merito dell'organizzazione nel dettaglio, perché comunque è una gara prevista nel mese di aprile e quindi anche lì, però diciamo che la linea di condotta più o meno sarà questa. Terza, e permettetemi, se non altro per il tipo di attività che svolgo fuori dalla promozione del campionato italiano di enduro, sarà invece l'ambiente. Stiamo definendo, ma verbalmente l'abbiamo già chiuso, una prova di assoluti d'Italia all'Isola d'Elba. Questa si farà il 28 marzo e anche qui ci sarà una novità molto importante. La novità importante in che cosa sta? Sta nel manifesto, che sarà un manifesto firmato da quattro sigle, quindi FMI come società, come ente organizzatore, il Corpo Forestale dello Stato, Lega Ambiente e Federparchi. Questo è un messaggio che si vuol dare. L'Isola d'Elba fa parte dell'arcipelago toscano ed è parco nazionale. È un messaggio che si vuol dare a tutto il mondo del fuoristrada, che rispettando le regole si può fare veramente di tutto e di più, e non solo in Toscana, dove la Toscana comunque è stata terra di esperienza per quanto riguarda il rapporto con l'ambiente, ma possa essere applicato in tutta Italia, ripeto, nel pieno rispetto delle regole.